Sì, ben trovata Tiziana, sono al Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino e così non l'abbiamo mai visto. Se Marco ti può far vedere, qui normalmente c'è la ressa per accaparrarsi i taxi e i tassisti che fanno la ressa per accaparrarsi i clienti, i turisti che arrivano a Roma per visitare la città. Oggi invece è desolata, non è solamente vuota, ma è un pezzo di questa città che si sta spegnendo. Ti porto dentro, domani verrà chiuso l'altro scalo di Roma, che è Ciampino, e invece il Terminal 1 sospenderà ogni tipo di attività a partire dal prossimo martedì, rimarrà attivo su tutta Roma solamente un terminal di questo aeroporto. Allora, se Marco ti vuole far vedere la lista dei cartelloni, tu vedi, Tiziana, è una lista infinita di cancellato. Tu considera, qui normalmente ci sono sullo scalo di Fiumicino, che è il principale scalo italiano, 1100 voli. Adesso siamo nell'ordine del centinaio. Su 200 compagnie aeree che volano qui ne rimangono meno di 10, ci hanno detto. Questo ovviamente per effetto delle restrizioni che molti paesi, ad esempio gli Stati Uniti, hanno imposto all'Italia. Forse possiamo ancora far vedere le file dei check-in, che sono completamente vuote, le file, appunto le file che non ci sono in realtà, e poi c'è la questione dei controlli di sicurezza. Ci dobbiamo spostare qui vicino a quelli che sono gli imbarchi, lo vedi Tiziana, qui ci sono i pochi passeggeri, compilano l'autocertificazione aiutati dal personale di aeroporti di Roma, devono presentarla in doppia copia, una la tengono per sé, l'altra alla polizia. C'è invece una fila dall'altra parte, la vedi, dove non è richiesta l'autocertificazione, è quella per gli stranieri, quindi italiani da una parte e stranieri da quell'altra per una ragione burocratica. Ovviamente l'emergenza coronavirus riguarda anche la parte centrale della città. Da ieri la metropolitana chiuderà alle ore 21, ci saranno gli orari estivi, quindi con corse ridotte anche all'interno del centro di Roma. Va bene,